Patrizia, le tue lacrime stanno parlando. Sono lacrime anche per dire che non ho paura. Vado avanti perché è giusto che questo fenomeno finisca. Tanti altri ragazzi sono stati picchiati e tuttora Eleonora sono picchiati, sono aggrediti. Tutte queste cose vengono riprese dai cellulari, dagli amici e poi messe in rete. Finalmente mi vedete con un sorriso. Sono partita con un pianto. Io devo ringraziare voi perché siete ormai diventati la mia seconda famiglia. Allora, ciao Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Grazie, a tutti. Arrivo subito da te. Saluto intanto Giovanni Terzi, che so che deve andare via fra poco. Giovanni, grazie. Eleonora, grazie a te e grazie per questo anno passato insieme. È sempre un grandissimo piacere, lo sai, e con grande stima e amicizia ti auguro buone vacanze. Grazie, grazie. Sai che è un po' difficile staccarmi dal mio pubblico, dal nostro pubblico, però torneremo prestissimo, dai. Ciao e grazie Giovanni. Allora, andiamo dalla nostra Patrizia. Patrizia, che novità ci sono? Tuo figlio picchiato da una baby gang in pieno centro, davanti a tutti. Abbiamo fatto veramente una lunga battaglia. Mi ricordo quando piangevi in diretta e pensavi che non ci fosse nulla da fare. Invece le cose si sono mosse. Dopo la nostra diretta addirittura sei stata chiamata dalla questura. Ti hanno detto: stiamo indagando, abbia fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine. Questo mi sembra anche importante da dare come messaggio oggi. Patrizia, cosa è accaduto? Sì, allora nel corso, cioè l'ultima novità lunedì scorso c'è stato l'ultimo arresto della terza denuncia e nel corso anche di questi mesi c'è stata anche la risposta da parte del Papa incoraggiandomi a non avere paura e avere fiducia nella fede e la risposta della fede è arrivata. Quindi la mia battaglia si conclude qui, ovviamente ci saranno altre battaglie in corso per la rieducazione di questi ragazzi, perché mi sto occupando anche di questo, e la novità, cioè, purtroppo l'ultimo ragazzo arrestato continua ancora a postare post tramite cellulare, ci stiamo chiedendo come mai abbia un cellulare all'interno di una comunità, però ovviamente si stanno occupando già le forze dell'ordine e quindi ecco, siamo a buon punto. Però io volevo intanto ringraziare tutti voi perché mi avete dato grande coraggio, un grande aiuto e una grande anche forza nel muoversi anche ad altre mamme. Quindi siete un punto di riferimento nel mio cuore e per tutti. Io vi devo tanto, tanto da ringraziare. Grazie Patrizia, sono contenta. Sapete quanto ci abbiamo combattuto, Gassani? Ricordo. Sì. Stavate qua con noi, no? Assolutamente, l'importanza di queste trasmissioni soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché purtroppo la questione delle baby gang, del bullismo, è una delle piaghe di questo paese, quindi mi fa molto piacere che sia stata trovata la soluzione giusta. Grazie, Avvocato Gassani. Laura. Beh, il servizio pubblico, Eleonora, che tu fai egregiamente è questo, no? Trovare, aiutare anche a trovare delle soluzioni a dei problemi sociali, a delle questioni complesse che la televisione in un certo senso può aiutare a sensibilizzare, a far arrivare al grande pubblico e a dare coraggio a una signora come Patrizia, che sicuramente il coraggio lo aveva già in sé. Perché per fare questo quello che ha fatto, però andava comunque aiutata, andava supportata. Grazie. Non sentita sola, vero? Lei non si è sentita sola e questo è fondamentale. Grazie. Grazie. Grazie Laura, grazie all'Avvocato Gassani, come dicevo prima Giovanni, ci rivedremo presto.